Ci compro un peschereccio, la c'è. Questa sarà ancora più difficile, questa è pieno di gente qua. Non fa niente, non fa niente. Quasi. Grazie. Ciao Alessandro, ciao! Ciao Alessandro! Ciao Alessandro! Ciao ragazzi! Ciao Alessandro! Stiamo per uscire dall'oscurità, perché la vera oscurità, che cos'è? È pensare che la luce non esiste più. Noi invece stiamo dimostrando che la luce esiste. Voi, noi, insieme, siamo la dimostrazione che un futuro in questa terra è veramente possibile. È veramente possibile ed è bellissimo fare parte. Io non lo so, probabilmente stiamo scrivendo una pagina di storia, probabilmente siamo chiamati a qualcosa che è molto più grande della scelta del presidente della regione Molise. Qui siamo chiamati a un referendum. Dopodomani i cittadini di Termoli, i cittadini del Molise sono chiamati a un referendum, che è quello tra la vecchia classe politica, tra il vecchio modo di intendere la gestione della cosa pubblica, fatto di clientelismo, di familismo amorale, e il nuovo modo di vedere la cosa pubblica. È una nuova visione del futuro che è distante anni luce da questi personaggi. Anni luce! Abbiamo di fronte 180 persone che non si conoscono tra di loro, non hanno un programma in comune, che vengono a farsi aprire la campagna elettorale da un pluripregiudicato condannato in via definitiva per l'evasione fiscale. Chi sono queste persone? Sono le persone che hanno occupato la politica e hanno distrutto, condannando all'esodo, la vita di decine di migliaia di giovani molisani. Io voglio liberare la mia terra come tutti voi. Basta! Basta! Chi si propone come il nuovo? Chi sono queste persone? No?
si chiamano Gianfranco Vitagliano, si chiamano Filippo Di Sandro, sono le persone che hanno distrutto il futuro di questa terra. Basta, usciamo da questa oscurità, guardiamo la luce, usciamo fuori, no? Ci sono due visioni del paese. La loro visione del paese è quella che ad esempio ci ha condannato a vedere a Termoli, fermo un catamarano per anni e anni, acquistato con i soldi del terremoto. Questa è la loro visione del futuro. È la visione di chi parla di infrastrutture, chi parla di autostrada, e l'unica autostrada che abbiamo visto è un consiglio d'amministrazione che ci è costato per 10 anni oltre 3 milioni di euro a spese di noi contribuenti e non ha mai visto la luce, non ha mai visto la progettazione, così come loro non hanno progettazione per il futuro. Noi invece abbiamo un'altra visione del futuro, un'altra completamente. Partiamo immediatamente a dare un segnale chiaro ai cittadini partendo proprio dalla politica. La politica deve dare dimostrazione di tornare ad essere amore, di tornare ad essere cura della cosa pubblica. Come? La prima cosa da fare, io lo sto ripetendo ovunque, io sogno Alessandro il primo giorno di consiglio regionale, lo sogno, e voglio vedere le facce di questi personaggi davanti a noi mentre gli tagliamo gli stipendi, prendiamo quei soldi e li mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese, li mettiamo a disposizione di quegli imprenditori molisani che stanno morendo perché non hanno accesso al credito, e ne sono tantissimi. L'80% delle aziende molisane sta soffocando perché non ha accesso al credito. Sapete che cosa significa? Che sono soggetti non bancabili. Attenzione! Non perché sono degli evasori fiscali, come questa persona che è venuta ad aprire le campagne elettorali, è venuta a suonare il bufù in Molise dopo che ci ha umiliato per 20 anni, non come quello. Si parla di persone che hanno purtroppo passato magari un momento di disagio nella loro vita, quindi hanno saltato la rata di un mutuo, non sono riusciti a pagare una scadenza, finiscono nel registro dei cattivi pagatori e quindi non hanno più accesso al credito. È a quelle persone che dobbiamo rivolgerci, dobbiamo salvare quelle imprese che stanno morendo. Lo possiamo fare attraverso la Fimolise, lo possiamo fare attivando una linea di credito specifica per queste persone. Tagliamo i costi della politica e mettiamo lì i soldi. E poi sogno il secondo provvedimento, e lì sarà bellissimo vederli, perché in consiglio regionale c'è un vetro antiproiettile, no? Dove si mette, sì, di solito io ho visto per 5 anni persone stare dietro quel vetro antiproiettile e puntualmente inascoltate, venivano ignorate. Allora io voglio, e vi giuro che lo voglio con tutto il cuore, vedere l'associazione degli ex consiglieri regionali messi tutti quanti dietro al vetro antiproiettile, mentre noi tutti quanti, perché lì ci saremo tutti quanti, da questa parte gli tagliamo 3 milioni e 300 mila euro di vitalizi in mezza giornata. In mezza giornata. Recuperiamo 4 milioni di euro l'anno in totale e mettiamolo a disposizione delle piccole e medie imprese. E vediamo se veramente riusciamo a uscire dal pantano. E noi, se siamo qui a dirvelo, è perché abbiamo una certa credibilità in tal senso. Alessandro fa parte di una folta schiera di parlamentari che ha rinunciato a 23 milioni di euro, 23 milioni di euro per far nascere delle piccole e medie imprese. Se ne messi due. Il consiglio regionale. È vero, sono soldi vostri.
In consiglio regionale in Molise, due consiglieri regionali, attenzione, due persone, hanno rinunciato in totale a 560.000 euro di stipendi. Hanno preso questi soldi e li hanno messi a disposizione delle piccole e medie imprese. Hanno dato 100.000 euro a un fondo per aiutare la scuola. Hanno donato a Civita Campomarano, ai terremotati del centro Abruzzo. Siamo riusciti a fare un sacco di cose, un segnale, è chiaro, quel segnale che ci dà oggi la possibilità di salire su un palco e dirvi non vediamo l'ora di applicare lo stesso regime a tutti quanti i consiglieri regionali. Dobbiamo ragionare immediatamente sulle infrastrutture, qui a Termoli siete vessati dal problema infrastrutturale. Penso al porto, che è stato utilizzato semplicemente a scadenza elettorale, vengono qui e fanno le promesse i mercanti della democrazia, perché ormai i partiti non sono diventati altro che questo, sono dei grandi mercanti della democrazia, no? Sono diventate delle scuole della bugia, arrivano, fanno promesse e il giorno dopo delle elezioni scompaiono definitivamente, scompaiono per sempre, non verranno più. Avete una banchina al porto che è ceduta e non la sistemano da mesi. Questo determinerà nella stagione estiva un problema serio, perché Termoli è un porto dove arrivano le merci, ci sono i pescherecci, ci sono i turisti, quindi bisogna stare attenti, perché non lo tutelano? Quando parliamo di infrastrutture qui dobbiamo parlare di acquedotto. C'è un acquedotto che sono 12 anni che lo stanno costruendo per portare l'acqua potabile a Termoli, invece il Basso Molise è ancora servito dall'acqua potabilizzata della diga del Liscione. Un'indecenza! Abbiamo fatto due interrogazioni parlamentari, tre interrogazioni in consiglio regionale e vedi i ministeri che si rimpallano le responsabilità l'uno con l'altro, uno dice no è colpa della regione, l'altro dice no è colpa del ministero. Abbiamo la possibilità storica di avere un'interlocuzione diretta con i ministeri, perché io sono fermamente convinto che il governo o si farà passando per il Movimento 5 Stelle o non si farà, questo è chiaro. Quindi abbiamo la possibilità di creare una filiera che parte dalla regione Molise e arriva fino in Parlamento per risolvere finalmente questi problemi. Il depuratore di Termoli, un'altra vergogna per una regione come Molise. Termoli, il mare di Termoli deve essere il nostro oro, deve essere una cosa di cui prenderci cura tutti, ma dico, parlo anche degli abitanti di Capracotta, anche quelli di Agnone, i miei concittadini si devono interessare del fatto che il mare di Termoli deve essere curato, deve essere pulito, perché rappresenta una risorsa per tutti. Allora immediatamente bisognerà fare queste cose. Perché la politica aspetta tanto tempo? Perché la politica, ad esempio, riprogramma 91 milioni di euro di fondi e nessuno qui a Termoli ve l'aveva detto che volevano sfregiare la vostra città, nessuno si era proposto a Termoli dicendo che avrebbe realizzato un tunnel nel cuore della città. Allora noi vi possiamo promettere una cosa, che se i molisani ci daranno fiducia sicuramente ci batteremo affinché questo scempio non sia perpetrato ai danni di questa città, consegnandola per 50 anni a un privato. Non lo dobbiamo permettere, perché siamo convinti che Termoli ha bisogno di tanto altro, non ha bisogno di un buco nel centro della città, nel cuore della città. Ha bisogno di tanto altro. Io per questo voglio ringraziare Nick Di Michele, il portavoce di Termoli, che veramente si è battuto come un leone e continua a farlo. Grande. Un mito. Una persona che si chiede chi è il tuo mito politico. L'altro giorno mi hanno detto chi è il tuo mito politico. Gli volevo dire Nick Di Michele, però grande. E quindi facciamogli un applauso, perché Nicolino qui in città è solo contro tutti, solo contro tutti. Pensate che possibilità abbiamo, no? Guardiamoci in faccia, ci siamo trovati, siamo tutti sorridenti, è bellissimo. Io
veniamo fuori da un periodo intenso di campagna elettorale e io ho incontrato solo persone che ci abbracciavano per strada, ci baciavano, vai Andrea che siamo liberi, ce l'abbiamo fatta, ed è bellissimo, io sono emozionatissimo, non riesco nemmeno a trasmetterle tutte le sensazioni che ho addosso. Vi dico solo di stare molto attenti, perché loro si vogliono servire delle regole della democrazia per frodarvi ancora una volta. Tutte le persone che hanno distrutto questa terra ora parlano di legalità. Le persone che sono andate a stringere il patto di Pozzilli parlano di tutela della sanità pubblica quando sono alleati di Aldo Patriciello, il portatore di interessi più grande del Molise nella sanità privata. Vi rendete conto? È chiaro che noi non vogliamo distruggere la sanità privata, sarebbe da folli. La sanità privata ha la sua dignità che deve essere conservata, deve camminare accanto alla sanità pubblica, ma non voglio più vivere in una regione dove la sanità privata si sostituisce progressivamente a quella pubblica. No! No! Non voglio più vivere in una regione dove per farti un'ecografia in una struttura pubblica devi aspettare 6 mesi, mentre per fartela nel privato te la fanno dopo 6 ore. No! No! Non voglio più vivere! O ci arrivo, un'altra cosa ci arrivo. Arriviamo a tutto qua, un sacco di problemi sono tanti. La sanità deve tornare al centro, la tutela della sanità pubblica e di qualità. Dobbiamo accorciare le liste d'attesa immediatamente. Dobbiamo riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato, così facendo riusciremo a liberare delle risorse. Quelle risorse le utilizziamo per acquisti strumentali, le utilizziamo per andare a rinforzare i reparti di personale, perché il blocco del turnover ha distrutto interi comparti della nostra sanità, lo ha distrutto. Andremo a rifare la rete del territorio sulla base delle reali esigenze dei cittadini molisani, perché dobbiamo evitare l'ospedalizzazione. Questa cosa che ci costa 900 euro al giorno per ogni giorno di permanenza all'interno degli ospedali, ma il Molise è fatto di piccoli comuni, ci sono tantissimi nonni nelle nostre comunità che preferirebbero essere curati nelle loro case, quella è la medicina del territorio. Se riusciamo a fare quello evitiamo l'ospedalizzazione, evitiamo dei costi superflui che non servono e che creano disagio ai nostri nonni. Perché non lo vogliono fare? Perché probabilmente se la sanità pubblica non funziona, per qualcuno è meglio. Se la sanità pubblica non funziona, è più facile tenere fede a quei patti elettorali stretti prima delle campagne elettorali. Noi l'unico patto elettorale che stiamo stringendo è qui, con voi. È con voi che ci impegniamo, con nessun altro. Non abbiamo grandi portatori di voti, non abbiamo portatori di interessi alle spalle, nessuno dei nostri candidati percepisce un vitalizio, e questa è una cosa importante. Quindi a voi che vi veniamo a chiedere la fiducia. I precari, io, c'è una signora qui che mi ha detto i precari, parliamo del mondo del precariato. La regione Molise è fondata sul precariato, sapete perché? Perché l'idea del politico è quella di mettersi tra il cittadino e il diritto. Una persona ha diritto di lavorare, ha diritto di essere retribuita in maniera equa. Il politico si mette in mezzo e ti spaccia quel diritto con una gentile concessione. Noi siamo in una regione dove i contratti scadono, guarda caso, a ridosso della campagna elettorale. E guarda caso, spesso si viene ricattati, no? Per quel posto di lavoro che significa dignità, che è quella che ci vogliono togliere. Basta, basta, semplicemente basta. Io non voglio più vivere in una regione dove accade tutto questo, non voglio più vivere in un posto dove bisogna farsi raccomandare per un'ecografia, non voglio più vivere in un posto che ha visto negli ultimi 3 anni 3.000 giovani partire da questa terra, 3.000 persone, un collasso democratico, ci stanno togliendo il futuro. Noi la vediamo, sta lì, è una luce molto forte, dopo domani abbiamo
l'occasione di lasciarci abbagliare da questa luce. Mi raccomando, non rimettiamo la regione in mano a chi questa regione l'ha letteralmente distrutta. Non vi fate spaventare dei 180 candidati, quelli sono... Guardate, è una cosa anche bella, a me è capitato, non so se ve l'ho raccontato qua a Terni, è successo che in pizzeria mi si è avvicinata una persona, una donna, e mi dice: oddio Andrea, complimenti, guarda, io sono candidata con il centrodestra, non ti posso votare, io proprio non ti posso votare, ma mio marito e i miei figli ti votano tutti quanti, sì. Quindi non vi fate spaventare, se ti vengono vicino, se ti ricattano, se ti dicono state attenti perché puoi perdere il lavoro, tuo figlio può perdere il lavoro, tuo nipote può perdere il lavoro, voi li dovete guardare e gli dovete dire una cosa: guarda, le tue minacce non ci spaventano più. E lo sai perché? Perché tanto avete già perso. Avete perso il 4 marzo e il 22 aprile ve ne daremo l'ennesima dimostrazione. Chiudo. Ricordatevi che stiamo facendo un grande tiro alla fune. Ci siamo noi 20, ci sono i 20 candidati che invito a salire, a venire, a mettersi qui dietro al palco, che noi le facce ce le possiamo ancora mettere, che siamo belli, freschi, giovani, forza, salite tutti. Allora, mettetevi più dietro così. Stiamo facendo un grande tiro alla fune. Voi dovete immaginare che ci siamo noi 20, dietro, qui c'è la linea e dall'altra parte ci sono 180 candidati del centrodestra che alla fine si coalizzeranno con quelli del centrosinistra, perché tanto lo sapete che l'unico terrore che hanno è che andiamo noi al governo tutti quanti, quella è la paura che hanno. Quindi siamo noi di qua e loro dall'altra parte della fune. Loro ne sono di più, ma immaginate che cosa succede, che cosa può succedere il 22 se tutti quanti, come state dentro la cabina elettorale, vi mettete da questa parte della fune e tiriamo tutti quanti insieme più forte possibile. Grazie. Voglio ringraziare in nome di tutta Termoli Alessandro, che Daniel Papà ci è venuto a trovare. È il numero uno, il numero uno. Per favore. Buonasera Termoli. Questi sono i primi comizi che faccio da ex parlamentare, quindi devo stare attento alle parole perché non ho più di un minuto. Siete qua per sentirmi parlare in grande scuola. Non succederà. L'avete visto? È nervosi. Vi sta franando tutto il potere sotto i piedi, anche se serve meglio dire sotto i tacchi, ma questo è un problema suo. Vogliamo molto molto alto. Quel che è invece una cosa da segnalare è questa sentenza storica che c'è stata oggi. In pratica si è dimostrato con questa sentenza in primo grado che lo Stato, a parte delle istituzioni, appunto, hanno trattato con Cosa Nostra in quegli anni delle stragi. Cioè, mentre Cosa Nostra, la mafia, faceva saltare in aria giudici, faceva saltare in aria pure, uccideva pure una bambina di 50 giorni a Firenze, via dei Gergofili, era il 1993, una bambina appena nata, una neonata, si chiamava Caterina, di 50 giorni, morta sotto le bombe di Cosa Nostra. Ecco, in quel periodo la mafia, che faceva tutte queste azioni incredibili, violentissime, aveva come interlocutore pezzi dello Stato, anche alcuni pezzi grossi dei ROS,
e come interlocutore il fondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. E questo oggi lo diceva Sant'Enes, la stessa identica Sant'Enes di colpevolezza per concorso esterno dell'associazione mafiosa, sempre per Dell'Utri, che io lessi sotto casa di Berlusconi durante la campagna elettorale. Non devo dire nulla io, ci sono le sentenze che parlano. Sono piuttosto felice come cittadino e poi quando ci sono sentenze del genere il popolo italiano magari fa anche pace con le istituzioni, perché si rende conto che allora la verità dopo anni e anni di lotta è possibile. La verità, grazie anche al lavoro incredibile, coraggiosissimo della Procura di Palermo, soprattutto il PM di Matteo, e evidentemente la verità, grazie a questo enorme sforzo di Anacalli, e questo ci aiuta tutti quanti ad essere maggiormente comunità. E quando siamo comunità non ci lasciamo dividere o da certi mezzi di informazione o da certi partiti che ancora parlano di destra e sinistra quando sono identici, e ci muoviamo come forza compatta, come popolo che rivendica diritti e non si accontenta dei bonus e delle mancette elettorali che ci hanno allargito negli ultimi anni. Io sono questo, dico. Io ho fatto tutta la campagna elettorale a bordo di un camper con la mia famiglia in giro per tutta Italia. Qui a Termoli ci sono venuto quando ancora non avevo famiglia, in motorino, ve lo ricordate, d'estate, ve lo ricordate, che è stata una piazza meravigliosa, eppure quel tour gli ha fatto male a quel mondo lì, e ce l'abbiamo fatta a salvarci da certe riforme costituzionali oscene, ce l'abbiamo fatta con le piazze, col sudore, con l'impegno, con l'abnegazione giorno dopo giorno a parlare delle nostre idee, a prendere di petto il potente di turno, a non lasciarci intimorire, a far capire che c'è qualcuno che sta combattendo per la legalità, per il lavoro, per la giustizia sociale, per la tutela dell'ambiente. Prima quel ragazzo diceva no alle trivelle, ha ragione. Per i tagli alla costa della politica, per le restituzioni, prima il signore diceva questi che i soldi che tu hai restituito sono soldi nostri, hai ragione, però la cosa brutta è che me ne hanno accreditato il conto corrente mio, perché sono tutti, perché se ci pensate, cioè, tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle devono fare questa cosa, prima si vivevano accreditati nel loro conto corrente, ne so, botte di 12.000-13.000 euro al mese, e poi li dovevamo restituire, c'era meglio proprio che non li voglio neanche vedere, invece no, la violenza prima che li do però li devi restituire. E io mi ricordavo sul conto corrente qualche giorno prima di fare la restituzione, però ho restituito 210.000 euro, e con questi soldi tutti i parlamentari stanno finanziando delle piccole e medie imprese, e non abbiamo preso l'euro di rimborso elettorale, e ci spettavano per legge oltre 40 milioni di euro, e ci finanziamo le campagne elettorali così come ci stiamo finanziando con Andrea, con fidanzando, ho detto fidanzando ma quando c'ho sogno lì, come ci stiamo finanziando con le micro donazioni. Io insisto sempre su questo, perché per parlare del giudice ammazzato dalla mafia, Giovanni Falcone diceva seguite i soldi per capire la mafia. Io vi dico, prima di votare qualsiasi politico è un dovere civico e cittadino verificare chi sono i sostenitori economici, finanziatori delle campagne elettorali dei politici che vengono a chiederci il voto. Questo è un nostro dovere, perché se un politico ci parla di sanità pubblica, di sviluppo della sanità pubblica, di la costruzione di altri ospedali, di punti nascita, quello che volete, ma poi riceve quattrina qualche rasso di una clinica privata, anche qua a Termoli o anche qua in Molise, state tranquilli che una roba sono le cose dette in campagna elettorale, altre ciò che porterà avanti una volta eletto, perché dovrà rispondere sempre non del popolo, non rispetto al popolo che lo legge, ma rispetto ai suoi finanziatori. Questa è la logica incredibile che il movimento già è riuscito a spezzare attraverso l'enorme rivoluzione dell'autofinanziamento, e ci siamo riusciti. Abbiamo scelto, come sapete, sempre le piazze, perché qui c'è meno intermediazione, andiamo anche in televisione, ci sono sempre andato in diretta possibilmente, ci sono sempre andato, lo so, l'avete visto che non è stato facile, certi trattamenti ricevevamo noi quando vedevo che a Renzi gli davano il microfono e se ne andavano, invece non, perché tutte, e andava bene, le domande più puntigliose, più sono giuste,
sapere nei confronti degli esponenti delle forze politiche, purché questo trattamento fosse riservato a tutti quanti, esattamente lo stesso trattamento. Ciò nonostante la piazza non è sempre piaciuta, perché la piazza non mente, c'è meno intermediazione, ci guardiamo in faccia, ci sono più possibilità di spiegare quelle che sono le nostre idee. Avete visto Andrea, vedete questa squadra, guardiamoci veramente negli occhi, parliamoci. Noi vogliamo soltanto fare una cosa, rendere questa regione, possibilmente tutto il paese, normale. Cioè vedere garantiti ai cittadini determinati diritti che abbiamo perso senza neanche rendercene conto, perché sapete, Termini, che ha fatto un sistema partitocratico negli ultimi 30 anni, ci ha privato di diritti, però l'ha fatto molto molto lentamente, sfruttando anche la distrazione magari di massa dei cittadini italiani. Le peggiori porcate le hanno fatte passare negli ultimi 30 anni il 14 agosto e il 23 dicembre, quando l'attenzione degli italiani era un po' più bassa, e lì usciva fuori la porcata, lì usciva fuori un decreto che magari sì, gli davano nomi belli, perché poi sono bravi con le truffe delle parole, perché mica i decreti osceni che ci colpiscono nel portafoglio nei diritti li chiamano con i nomi brutti, no? Li chiamano Jobs Act, la buona scuola, riforme costituzionali, sblocca Italia, tutte queste belle parole, senza mai permetterci poi di capirne il contenuto di questi decreti, passate nei momenti in cui l'attenzione dei cittadini è molto molto bassa. Ci fregano un diritto e poi quando vedono che siamo lì lì per alzare la testa pensano di comprarci con qualche bonus mancetta, che sono sempre quattrini nostri, non li stampano i politici, sono quattrini provenienti dalle nostre tasse, dal nostro futuro, e pensano di trattarci così. E anche con la logica oscena del voto di scambio che esiste in tutta Italia, da nord al sud e anche in Molise, senz'altro anche qui a Termoli si sarà questa logica oscena, e ci fotte! Che ci fotte! Io ho fatto campagne elettorali in Sicilia alle ultime elezioni regionali, guardate che senza il voto di scambio il movimento avrebbe vinto in Sicilia, io sono convinto, tanto è vero, se ne stanno arrestando non lo so quanti, e questa settimana hanno arrestato un altro eletto tra le file del centrodestra per voto di scambio. Io conobbi durante la campagna elettorale un tizio in un autogrill vicino Messina, mi riconosce, dice io sono del Movimento 5 Stelle, mi fa vedere il cellulare che lui condivideva tutti i nostri video, tutti i nostri interventi in aula, c'aveva il braccialetto del Movimento 5 Stelle. Allora gli dico, dai, che magari ce la facciamo, domenica vince, e mi fa, io ho visto come sono del Movimento, io non vi posso votare. E lui chiesi perché? Perché se non voto genovese, tra l'altro il figlio di uno del Partito Democratico arrestato perché si è fregato i fondi da destinare ai giovani siciliani per la loro formazione professionale, poi dopo essere stato arrestato nel PD è passato in Forza Italia, e mi disse se io non voto genovese rischio di perdere il posto di lavoro. Vedete com'è il meccanismo? Questa è una repubblica fondata sul lavoro, è diventata una repubblica fondata sul ricatto. Fondata su che cosa? Su bonus sulle mancette, una repubblica fondata sull'asfalto elettorale. Ripulissero il sistema delle due strade due settimane prima delle elezioni, per dire chiarisco, ho fatto questa strada e poi spariscono per 5 anni successivi. E noi glielo permettiamo anche noi, quando accettiamo anche questa logica, quando accettiamo 180 candidati contro il Movimento 5 Stelle. Qua ci stanno, lo so, qua ognuno c'ha un parente o un amico candidato in qualche lista, fanno questa logica, no? Sanno che il Movimento 5 Stelle si presenta da solo, perché qualora dovesse governare chiaramente avrà una forza importante di persone che vanno d'accordo tutte quante di un'unica forza politica, sanno che il Movimento è l'unica forza che va da sola, e quindi che fanno? Costruiscono queste accozzaglie, decine di liste, 180 candidati, ognuno di noi magari ce l'ha un parente, un amico che ci verrà a chiedere il voto in quanto non per non grazie ad un programma convincendoci di un'idea, no, ma ci dirà, vota, mi dai che siamo amici, siamo cresciuti insieme, siamo pure lontani parenti, ti pare che non voti un lontano parente? È questa la logica che va spezzata, con un parente ci passiamo la Pasqua assieme, il Natale, ma se questo parente o questo nostro amico si presenta con gli stessi che ci hanno massacrato la vita, non lo si vota, lo si manda a fanculo. E questa parola la fa anche la Cassazione, quindi la posso dire, la posso dire. No, grazie. Ora voi state tutti qua, è bello. Quante persone la prima volta che scendono in piazza per partecipare a un evento del 5 Stelle? Sulle mani, sulle mani. La prima volta. Tu no, tu già sei venuta. Tu sei venuta. 13, lui dice io già sono veterano.
lo diciamo. Sì, grande Peppe, ha permesso tutto questo. Grande Peppe. Un mito. Stasera a Campobasso arriva anche Luigi, Saremo in tanti. Come? Non ce l'ha fatto in tempo, prima qua veniva da Roma, Però stasera arriviamo tutti a Campobasso. Io vi ringrazio, soprattutto coloro che hanno avuto la curiosità di scendere in piazza e di ascoltare direttamente Andrea e magari altri esponenti del Movimento 5 Stelle, perché sapete che alle volte il modo in cui ci dipingono alcuni, diciamo, grandi mass media è incredibilmente fuorviante rispetto a quel che siamo. Io una volta feci un dibattito televisivo dalla Gruber con Scalfari, non so se ve lo ricordate, rispettoso. Andai e lo trovai seduto sul divanetto della Gruber. Andai in maniera molto rispettosa, lo andai a salutare, lo salutai, si sa. Lui mi guardò e mi disse: porti la cravatta, come se fosse una roba. Cioè pensavo, non lo so, che io mi vestissi con delle pelli di leopardo, con delle troglodita con le clave, perché ci hanno descritto così in questi anni. Perché è normale che il sistema tenda a difendersi in questo modo, no? Coloro che vogliono cambiare le cose, garantire più diritti, sanità pubblica, istruzione, università pubblica, rispetto del credito, tutela delle piccole e medie imprese, legalità, giustizia, sostegno ai pensionati che non si può campare con 440 euro di pensione al mese. Tutti coloro che vogliono far questo, vengono, non lo so, considerati troglodidi oppure populisti, dicendo populista, è un populista, perché parla di vitalizi. Sì, ne parlo, perché non si potranno risolvere i problemi dell'Italia tagliando i vitalizi, ma qua in Molise comunque risparmieremo 3 milioni e 300 mila euro all'anno, e con 3 milioni e 300 mila euro all'anno ci costruiamo degli asili nido, ci sistemiamo delle strade, ci aiutiamo i piccoli imprenditori che sono degli eroi, che non se ne vanno, che cercano di continuare a portare avanti lavoro in questa terra massacrata, abbandonata, pur essendo meravigliosa. Non lo dico per piacere, non mi candido io qua, io l'ho fatta la mia scelta, ho combattuto 5 anni in Parlamento e voglio uscire da quel palazzo, e l'ho fatto, l'ho dichiarato e l'ho fatto, pur dicendo sempre che avrei mantenuto. Vedremo, pur dicendo che non avrei mai smesso di sostenere il movimento. Appena ho visto Andrea, appena l'ho conosciuto, lui con tutti i candidati, ho detto: queste persone meritano, Andrea merita di diventare il primo presidente di una regione. Questa cosa, cioè, questo signore dice: ti prego, promettimi, torno in Parlamento. Una cosa meravigliosa. Ma pensare 5 anni fa, pensare 6 anni fa, pensare, non lo so, ma è impossibile. Gasparini che viene fuori e dice: ti prego, rimani in Parlamento. E ci ha fatta questa rivoluzione, già è stata fatta, abbiamo già cambiato il modo di fare politica. Ma tutti che vanno a Quirinale a piedi, tutti quanti sobri, tutti che... Tutti! Ci avete fatto caso! La Carfagna già dice: io rinuncio al doppio stipendio. Questo è Forza Italia, la battaglia dei vitalizi è sempre stata la nostra battaglia, l'hanno detto! È una roba meravigliosa, già l'abbiamo cambiata! Ora organizzeranno i budei, inizieranno, ma faranno come, ma è meraviglioso! Gian Roberto diceva: certi partiti prima di scomparire copieranno qualsiasi cosa. Io sento i comizi, sono i copyright che dicono le stesse nostre identiche cose. L'enorme vittoria sarà non più costringere a dire, altrimenti perdo il consenso, le nostre stesse cose, ma costringere a fare le nostre stesse identiche cose. Questa sarà la più bella vittoria. E si può portare avanti da dentro le istituzioni o da fuori. Io ho scelto di fare politica fuori dalle istituzioni per riprendermi un po' di libertà, ma questa è la mia scelta, perché entreranno altre persone, già sono entrate persone valide al casco mio, mi auguro persone sempre più valide. Come entreranno queste persone in Regione Molise? Sarà meraviglioso, sarà bellissimo, andate tutti quanti il giorno di questo primo consiglio in cui verrà, sarà una soddisfazione fisica dagli acquavitalizi, sarà bello, bello vedere la firma di Andrea Tagliato, una non tagliata, ma chiaro, tutti la strada. Bellissimo! Tutti non si rendono conto.
quei palazzi dove tutto è giustificato, tutto è perdonato, tutto è consentito, e ciò che ha di fuori verrebbe considerato assurdo, lì dentro è comprensibile. E vi faccio degli esempi perché ci sono stato 5 anni. Uno dei primi interventi che feci 5 anni fa alla Camera fu un intervento contro Forza Italia, perché avevano da poco condannato Berlusconi, e dissi alla Boldrini: puniteci, sanzionateci, ma prima di sbattere fuori noi, sbattete fuori l'altro di Forza Italia. Avessi mai detto questa roba. Parte una caccia all'uomo, questi energumeni, le Forza Italia che vengono verso di me, dentro l'aula, i miei colleghi che fanno una sorta di cordone intorno a me per difendere. Io questa la racconto sempre, perché vi fa capire, mi fanno un cordone, però un deputato ex di Forza Italia, proprio stato confitto, però non sia stato rieletto, che si chiama Chiarelli, di Forza Italia, riesce a infilarsi dentro il cordone di sicurezza e punta verso di me, con aria minacciosa. Io lo guardo con la coda dell'occhio e dico: speriamo che arrivi e mi dà una pizza, io così mi butto per terra, simulo e guadagniamo il 5% della prossima elezione. Io gli avevo detto: fuori l'altro, forse sa. Questo si avvicina a me, io appena lo vedo alzo sulle braccia, in maniera proprio gandiana, pacifista, no? Sai come fanno certi calciatori? Lui viene preso alla sprovvista e gli alza pure lui. E mi dice questa frase che non dimenticherò mai, io gli avevo dato di lata: Di Battista, non generalizzi, con le mani alzate, così. Ho detto che magari è un augurio. Comunque, queste mani alzate, mi fa: Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. È una frase stupenda, se ci pensate. Anche io gli dissi: mi dica chi lo è e chi non lo è, così facciamo prima. Qualche settimana dopo, scoppia l'ennesimo scandalo dei tesseramenti, alcuni falsi del Partito Democratico, avevano tesserato dei cinesi. Io lo vedete, ho sempre organizzato anche un po' l'ironia, perché l'ironia ti mantiene in vita. E quindi c'era un lunedì Cuperlo, che è una brava persona, Cuperlo, il Partito Democratico, su un divanetto di Montecitorio. Tra l'altro non è facile distinguere Cuperlo dal divanetto di Montecitorio. Io ce l'ho fatta, perché a distinguere, vado da Cuperlo e come battuta gli dico: Cuperlo, che avete fatto? Avete tesserato pure mio nonno, che è morto nell'87. Cuperlo mi guarda e mi fa: veramente? Per lui era plausibile. Io gli ho detto: no, Cuperlo, è uno scherzo. No, perché se no sarei intervenuto. Ma come stai intervenendo? Cioè, questo mi fa capire tutto come quel palazzo è distaccato, magari anche alla regione Molise. Politicanti sono venuti qui negli anni, durante le campagne elettorali, a chiederci il voto in cambio di qualcosa, parlando del problema dei cittadini. Ma poi una volta entrati dentro si dimenticano i problemi cittadini e pensano ai problemi loro e soprattutto dei finanziatori che gli hanno, finanziando la campagna elettorale, permesso le elezioni e quindi quei privilegi, quegli stipendi, la possibilità di garantire prebende a tutti i loro amici. Questo con noi, dal nostro sistema, non si può avere. Uno, perché abbiamo la regola dei 2 mandati. Due, perché non abbiamo grandi finanziatori alle spalle. Il nostro unico finanziatore è il popolo italiano, che ci dà micro donazioni di 1, 2, 3, 5 euro. Abbiamo un lobbista in questo caso. Tutti i cittadini del Molise, i molisani, sono i nostri datori di lavoro, non altri finanziatori. Tre, perché li conoscete, Andrea lo conoscete, e non lo dovete votare e basta, lo dovete sostenere. E qualora, ma non ci saranno questi problemi, dovesse un domani perdere, diciamo, di vista il programma, avete il dovere, in quanto datori di lavoro, dei politici, di andare a ricordare ad Andrea: ehi, io ti ho votato perché hai detto che avresti fatto questo, non lo devi fare, perché tu sei il mio dipendente e l'istituzione, io sono il tuo dipendente. Questa è la mentalità che ci cambierà, così otterremo poco a poco i diritti, così si sconfigge la Repubblica basata sul bonus e sulle mancette, ci trattano così, come cittadini da anestetizzare, con il metadone del bonus delle mancette elettorali. Fateci caso, in questi ultimi anni ci hanno sempre di più colpito la sanità pubblica, però ti danno la giornata di cure gratuite per un determinato anno. Ti colpiscono il diritto allo studio, tanti cittadini non riescono, tanti ragazzi a pagarsi le tasse universitarie, o magari neanche riescono a tornare a votare perché lo Stato non gli consente un minimo sostegno per tornare a fare quello che è il loro diritto, quello di votare. Magari studenti fuori sede, però si inventano il bonus studenti, comprati l'iPad, tieni 500 euro, distraiti, fai quello che vuoi, anzi non interessante alla politica, perché se ti interessasse alla politica saresti pericoloso per tutto il sistema, perché un cittadino informato è un cittadino tenuto da coloro che ci hanno gestito il potere. Per questo massacrano l'istruzione pubblica, che continuano a manipolarci di fatto con i loro sistemi di informazione.
colpiscono il lavoro, uno dei più importanti del mondo, quello dell'insegnante. Però ecco, tieni, professoressa, bonus insegnante, comprati quello che vuoi, ma non mi rompere, non disturbare il manovratore, accetta questa mancetta e occupati delle tue cose, non del sistema di istruzione, perché voglio sempre che sia controllato un fatto dal sistema politico. Distruggono il diritto al lavoro, però tieni gli 80 euro, salvo poi a qualcuno darli prima delle elezioni, salvo poi toglierli dopo le elezioni politiche o dopo le elezioni europee. Non funziona così. È sventurato un popolo che si accontenta di bonus e mancette quando ha il dovere, in quanto popolo sovrano, di alzarsi in piedi, tirare sulla testa e rivendicare i diritti. Questo fa un popolo sovrano e mi auguro che questo faranno domenica tutti i molisani. Viva il Molise e viva il Movimento 5 Stelle. Grazie. Volevo solo presentarvi uno a uno i candidati, partendo dai padroni di casa, ragazzi di Termoli: Valerio Fontana, Patrizia Manzo, Enrico Caruso, Luigina Nonno. E abbiamo una persona che ha un dei grandissimi conflitti di interessi, perché Pierluigi Percalo Bersano, scusatemi, ha cinque figli, quindi un grandissimo conflitto di interessi per questa terra. Gianluca Montinaro, Adriana Nino, Nina Laezza, Alberto Gentili, Michele Ciato, Paola Raspa e Marco Leva. Grazie a tutti e aiutateci a attivare quella funa più forte possibile. Grazie.